Il trend della moda è sostenibile. Quando ero piccola sognavo di diventare una stilista, fondamentalmente, perché a me è sempre piaciuto disegnare. Ho continuato a disegnare anche quando andavo a scuola. Disegnavo per le mie amiche, mi dicevano disegnami un figurino. Ancora c'è alcune amiche che li tengono da conto questi disegni e me l'hanno fatto rivedere. È una passione quella. Anche se il disegno è sempre stata la sua passione, Nicoletta Spagnoli sceglie di laurearsi in chimica e farmacia e di andare negli Stati Uniti per fare un corso di specializzazione. Il destino, però, ha altri progetti per lei. A metà degli anni Ottanta, il padre la chiama a lavorare nell'ufficio stile dell'azienda di famiglia. Così Nicoletta torna in Italia e può mettere a frutto il suo talento per il disegno. Oggi è una delle figure di spicco dell'alta moda italiana. Imprenditrice, manager e designer di successo. La sua azienda è sempre stata all'avanguardia anche della sostenibilità. La sostenibilità della moda ormai è diventata un impegno per noi imprenditori italiani di moda e soprattutto è importante il benessere dei dipendenti, oltre che chiaramente la materia prima. Consumatori sempre più attenti, esigenti, non si accontentano più di indossare, diciamo, capi belli, di qualità, ma vogliono sapere anche come questi capi vengono prodotti. Noi siamo stati, come azienda, siamo sempre stati attenti all'ambiente e agli animali. A partire dalla nostra storia, che è partita dalla pettinatura del coniglio da parte della mia bisnonna Luisa Spagnoli, che pettinava i conigli affinché l'animale poi non soffrisse, per ottenere poi una lana, una fibra naturale e di grandissima qualità. I tessuti green. Anche un tessuto può essere green, ma per poter avere questa definizione deve rispettare dei canoni ben precisi. I consumatori possono riconoscere sull'etichetta i marchi certificati dall'Unione Europea che indicano se il capo di abbigliamento che stanno acquistando è stato realizzato nel rispetto dell'ambiente, cioè se le materie prime non sono state trattate con sostanze dannose, se sono stati utilizzati materiali di riciclo, se è stata usata energia da fonti rinnovabili, se è stata fatta un'attenta gestione dell'acqua, ma anche se sono stati rispettati i diritti dei lavoratori. I tessuti certificati sono quei tessuti che vengono garantiti dai nostri fornitori, che ci garantiscono un basso impatto ambientale. E quindi vengono usati normalmente, sono cotoni, lini. Non basta solamente usare i tessuti per avere un prodotto proprio green, ma bisogna stare attenti innanzitutto ai coloranti e anche e soprattutto poi come vengono cuciti. Noi stiamo lavorando anche sul packaging, per esempio, no? Un packaging che deve essere fatto con materiali biodegradabili, evitare la plastica e magari con materiali che sono riciclati. Un'azienda, per essere sostenibile, deve avere una filiera di qualità. Deve partire dal prodotto, che deve essere fatto con materiali ecologici. Deve avere un basso impatto ambientale. I lavoratori che creano il prodotto e anche quelli che lo distribuiscono devono essere pagati equamente e trattati con dignità. Per noi il benessere dei dipendenti è importante quanto il prodotto che creiamo. Per far sì che un prodotto sia vincente, però deve essere anche bello. Qualità low cost. Le grandi firme della moda vanno incontro alle esigenze dei giovani e si aprono al low cost, il mercato con prezzi concorrenziali, producendo le Capsule Collection. Le capsule sono delle piccole collezioni composte da pochi elementi facilmente abbinabili tra loro che vengono venduti nei grandi magazzini, frutto della collaborazione tra stilisti e catene low cost, spesso realizzate nel rispetto dell'ambiente. È un modo, quindi, per poter acquistare capi firmati a prezzi accessibili a molti. Noi vorremmo creare delle capsule di tessuti interamente green, cioè quindi partendo dal tessuto e anche alla confezione. Per avere un prodotto green deve essere tessuto naturale, biodegradabile,
Sarà una cosa piuttosto lunga, però ormai abbiamo abbracciato questo tema e lo porteremo fino in fondo. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di raccontare la nostra storia virtuosa, cercando di migliorarci sempre. Fast fashion, l'usa e getta della moda. Il fenomeno più rilevante degli ultimi anni è la fast fashion, l'usa e getta della moda. Alcune recenti statistiche evidenziano che oggi il consumatore medio acquista il 60% in più dei capi rispetto a 15 anni fa e li conserva soltanto per la metà del tempo. Fast fashion parte dal concetto di capi a prezzi contenuti, prezzi bassi, e gioca psicologicamente sul consumatore spingendolo a comprare capi di impulso di bassa qualità, forte del fatto che questi capi possono essere indossati, usati, diciamo rovinati e buttati nel breve tempo possibile. Questo è un approccio che dopo la pandemia, secondo me, è diventato un po' obsoleto, perché abbiamo visto che c'è un cambiamento da parte del consumatore che compra più capi durevoli nel tempo. Infatti le aziende, i colossi del fashion, hanno sofferto parecchio durante questo periodo. E-commerce o boutique? Le vendite online hanno cambiato il mercato della moda. Hanno aperto alle aziende il mercato mondiale e hanno permesso a tutti, anche ai più pigri o timidi, di avvicinarsi ai grandi marchi. L'e-commerce è uno dei punti di forza del settore dell'abbigliamento, ma forse non potrà sostituire il rapporto con il cliente che si stabilisce dentro una boutique. L'online rappresenta il 5% del fatturato dell'azienda. È in continua crescita e noi ci aspettiamo grandi cose nei prossimi 5 anni. Alla fine del 2021 porteremo l'online all'interno dell'azienda e lo gestiremo noi, mentre adesso è gestito da una società esterna. Sicuramente questo è un approccio sulla multicanalità anche del mercato e globale. Io sono convinta che la boutique Luisa Spagnoli rimarranno il cuore del brand. Entrare in un ambiente accogliente, farsi assistere dalle venditrici capaci, premurose, non potranno sostituire mai il digitale completamente, anche perché l'acquisto è diventato una specie di rito. Per cui la cliente entra in questo ambiente, una boutique accogliente, e cosa c'è di meglio di provare i capi, toccare i tessuti, fare gli abbinamenti? E soprattutto in questo periodo, dopo pandemia, posso dire che ha un effetto anche terapeutico. Un'azienda al femminile. Nicoletta Spagnoli ha la responsabilità di un'azienda simbolo del Made in Italy, con 900 dipendenti nel mondo, quasi tutte donne. Questo primato viene da lontano. Durante la Prima Guerra Mondiale, la bisnonna di Nicoletta si trovò a sostituire tutti i lavoratori partiti per il fronte con lavoratrici istruite velocemente. Ma oggi l'Italia non è uno dei paesi ai primi posti per l'occupazione femminile. Ci sono delle ricerche di enti diversi che dicono una importante verità circa le donne manager. Cioè le aziende dirette da donne manager vanno meglio, accrescono più facilmente i ricavi e sono meno rischiose. Bisognerebbe fare degli sgravi contributivi anche alle aziende, ai settori privati, regolarizzare i salari e poi anche aumentare i servizi pubblici per le famiglie, soprattutto per la cura dei minori nei primi anni d'età. Le donne sono molto importanti per le aziende, anche perché non è giusto che debbano scegliere sempre tra famiglia e carriera. Ogni giorno a favore dell'ambiente. Una manager di successo si aggiorna continuamente, si confronta con le nuove tecnologie e sta al passo con l'innovazione. E nella vita quotidiana continua a guardare al futuro, con gesti che rispettano l'ambiente. Odio gli sprechi. In questo ho ripreso dalla mia bisnonna.
c'era l'attenzione al recupero delle cose. Lo stesso mio nonno, per esempio, aveva creato l'Angolmer mischiando la lana merinos con i filati meno pregiati dell'angora e quindi aveva fatto questo prodotto cardato che poi era andato per tanto tempo, è stato usato dall'azienda. Io d'altronde poi non amo sprecare, addirittura ho degli armadi pieni di vestiti di mia madre che conservo ancora e anche miei di quando ero ragazza che ancora certe volte rimetto. Tengo sempre a comprare meno e comprare meglio, ecco.